Allora, vediamo quindi come effettuare il jailbreak su iPhone 3G e iPhone 2G con firmware 3.1. Apriamo Poneglyph Tool, clicchiamo su OK. Da questa schermata dobbiamo selezionare il dispositivo su cui stiamo lavorando. Nel mio caso è un iPhone 3G. In alto selezioniamo modalità avanzata e andiamo avanti. Adesso il programma sta cercando automaticamente il firmware, eccolo qui, che ho precedentemente scaricato. Lo seleziono, vado avanti. Questo è il menu principale. In globali abbiamo queste tre voci. Nel caso in cui avessimo l'iPhone 3G, come il mio caso, devo togliere la spunta da attiva il telefono, mentre chi ha l'iPhone 2G deve attivare le prime due voci. Torniamo indietro per farvi vedere ancora le altre voci. Chi ha l'iPhone 2G dovrà anche spuntare la prima voce, header bootloader, e le ultime due. Torniamo indietro. Qui abbiamo Package Cydia per personalizzare appunto le applicazioni Cydia, aggiungere source, lo stesso vale per package propri. Quindi possiamo installare sia Cydia che Easy, torniamo indietro. Qui in loghi propri conviene, se non li volete, se volete quello originale, togliere la spunta da logo accensione e logo ripristino in modo da avere quelli originali. Addirittura possiamo anche selezionare delle immagini cliccando su cerca, delle immagini ecco personali. Noi preferiamo avere quelle che sono le immagini originali. Dopo quindi aver impostato queste tutte le varie voci che servono ad effettuare il jailbreak, ricordiamo che le più importanti sono globali e boot neutral per l'iPhone 2G, clicchiamo su Crea. Andiamo avanti. A questo punto dobbiamo scegliere dove salvare il custom firmware che Poneglyph Tool andrà a creare. Noi selezioniamo Scrivania, Registra. Ecco, adesso il programma lavorerà per qualche minuto. Qui dobbiamo inserire la password di sistema. Clicchiamo OK. Siamo quasi alla fine. Al termine dell'operazione, ecco, il custom firmware è stato creato, comparirà questa domanda. Noi dobbiamo cliccare su No. Adesso dobbiamo mettere l'iPhone in modalità di view. Per farlo quindi dobbiamo spegnere il dispositivo e seguire le indicazioni che compaiono sullo schermo. Al termine di questa operazione, iTunes rileverà l'iPhone in modalità ripristino e cliccando su Alt più ripristina da iTunes andiamo a selezionare il firmware che abbiamo creato con Poneglyph Tool.